Allora, buongiorno a tutti. Siamo a questo tavolo di lavoro su internet e le nuove forme di impresa. Ringrazio tutti anche della alzataccia, diciamo così, per essere stati presenti qui fin dal mattino così presto. Noi proveremo a fare un lavoro vero, non semplicemente una passerella di interventi. Vogliamo impostare questo lavoro tentando di prenderla da un versante dove in genere le discussioni si fermano. Invece noi vorremmo iniziare proprio dal punto dove in genere la nostra discussione trova l'approdo finale. Chi parla di innovazione generalmente parla della quantità di spesa che lo Stato, le aziende hanno negli investimenti in ICT. Si fa questa equazione: innovazione è quanti investimenti ci sono. Ora, questo qui è sicuramente un dato. Noi vorremmo partire proprio dalla fine di questa cosa, una volta che abbiamo fatto l'investimento in ICT, che cosa significa quell'investimento? E cioè provare ad analizzare quali sono i paradigmi potenziali che sottostanno a questa innovazione tecnologica, la distribuzione dell'innovazione dentro il corpo sociale, dentro le imprese, per misurare la distanza, quel divario reale che esiste tra la sedimentazione di tecnologia e l'innovazione dei processi e dei sistemi. Nel mondo si stanno sperimentando molte cose. C'è, mi sembra, nel nostro paese un ritardo strutturale che è relativo proprio al fatto che le ricadute degli investimenti in innovazione, diciamo così, in hardware, in software dentro le imprese, non hanno un corrispettivo immediato nella innovazione dei processi organizzativi interni e nella costruzione di nuovi mercati, di nuovi prodotti, di nuove forme di produzione. Questo è un punto per noi centrale. Noi abbiamo chiamato una società importante. Io mi fermo qui, annuncio semplicemente il tema. Abbiamo chiamato una società importante, la Gartner, poi credo che intervenga per primo Alessio Meloni che ci illustrerà alcune tendenze. Loro stanno studiando proprio questo elemento, credo a livello planetario in questa fase. Proveranno ad illustrarci alcune tendenze delle forme di riorganizzazione possibili, potenziali, che le aziende stanno sperimentando proprio nella digestione dell'arrivo della tecnologia dentro i processi produttivi. L'ultima cosa, prima di invitare Alessio a venire qui a farci diciamo, questa introduzione, è una sorta di annuncio a cui chiedo in qualche modo nei vostri interventi un'adesione. Avevamo come obiettivo quello di trasformare questo abbozzo di tavolo, di riunione in un tavolo permanente. E cioè proviamo. Prego, buongiorno. Stiamo provando a trasformare questo tavolo in un tavolo permanente con la logica multi-stakeholder, cioè con la logica di mettere insieme tutti i soggetti interessati alla trasformazione. Le imprese, le associazioni, le istituzioni, qui mancano i sindacati, cioè le forze sociali. Provare a fare un ragionamento orizzontale che attiene in qualche modo a questa innovazione di processo. Abbiamo già delle significative adesioni, ne stiamo aspettando altre. Abbiamo già la disponibilità a trasformare questo nostro incontro. Le persone che insomma più o meno sono qui, alcune che non ci sono per motivi personali, ad esempio Giovanni Aliberti dell'IBM ha avuto dei problemi personali e non è potuto arrivare, alcuni sono ripartiti ieri per impegni di lavoro, però hanno dato la loro disponibilità. Abbiamo
aziende come appunto l'IBM, la Microsoft, la Confindustria come strutture associative. Ne abbiamo alcune qui che ho ascoltato, grazie, che hanno dato la loro disponibilità, diciamo così, soggettiva a partecipare a questo tavolo. Io vi chiedo nei vostri interventi anche di dire se siete interessati che questo tavolo si formi. Perché se si formerà questo tavolo, secondo me possiamo svolgere un ruolo. Ieri ho parlato anche con il Ministero dello Sviluppo e stiamo aspettando l'ok del Ministro. Dovremmo avere, insomma, tutti i soggetti a disposizione. Quindi se riusciamo a consolidare questa iniziativa e questa intrapresa, potremmo fare un passo in avanti nei processi di innovazione nel Paese. Mi fermo qui, do la parola ad Alessio e una sola raccomandazione. Io vorrei far intervenire tutti, quindi tutti quelli che vogliono intervenire ovviamente. Quindi farei degli interventi tra i 7 e i 10 minuti per ognuno, dovremmo terminare alle 11. Ognuno che interviene dovrebbe dire all'inizio il nome e il cognome per la registrazione, perché poi i materiali saranno messi a disposizione sulla rete. Perfetto, grazie Sergio dell'introduzione. Non ti distraggo se distribuisco questi nel frattempo. Assolutamente, posso andare avanti tranquillamente. Allora, problemi di interoperabilità, non vi faccio vedere le slide, ma vi illustro un po', volevo condividere con voi. Io prima di tutto mi chiamo Alessio Meloni e lavoro in Gartner nell'area della ricerca e seguo in Italia alcuni dei nostri maggiori clienti nel settore pubblico e parte del settore manifatturiero. Il mio obiettivo oggi con Sergio era quello di condividere con voi uno sforzo della ricerca Gartner partito abbastanza recentemente, quindi da qualche mese, uno sforzo di riflessione su quello che è l'evoluzione del valore dell'applicazione delle tecnologie sul business, delle tecnologie IT sul business e l'influenza che sta avendo negli approcci organizzativi, nei processi, nei modelli di business. Vi confesso che questo ambito è anche uno stimolo a interagire con voi, capire se vi riconoscete in alcuni dei trend che noi stiamo osservando. Lo spunto da cui siamo partiti, non, inutile negarlo, è una riflessione su quello che è avvenuto nel campo finanziario. E su come non si è stati capaci o non si è voluto vedere quello che stava avvenendo, non si è voluto percepire quelli che sono stati i segnali deboli del sistema, ma questo nell'ambito finanziario, ma anche nell'ambito dei media, eccetera. Questo ha scatenato nell'ambito della nostra ricerca una riflessione su come oggi è utilizzata l'IT e come si fa innovazione all'interno delle aziende e come in realtà trend sociali da un lato e esigenze di evoluzione dei modelli di business dall'altro dovrebbero andare ad indirizzare l'innovazione. Quello che noi abbiamo sostanzialmente osservato è un tipping point, come lo chiamano gli inglesi, cioè un momento di rottura tra un vecchio paradigma di investimento molto focalizzato su alcune cose che adesso vi andrò ad illustrare, ed un paradigma diverso che influenza come le organizzazioni si organizzano, come gestiscono i processi e come gestiscono il proprio personale all'interno. La grossa differenza tra come è stata fatta oggi innovazione è sostanzialmente la differenza tra un approccio strutturato ed un approccio destrutturato all'innovazione. Oggi i tre paradigmi di valore fondamentali dell'IT sono stati quelli dell'automazione, quelli dell'aumento della produttività individuale e quelli della connessione attraverso i modelli di e-commerce. Sono tre ere successive che si sovrappongono l'una all'altra. La maggior parte degli investimenti IT ed innovazione, oggi è inutile negarlo, ricadono ancora in questi tre ambiti e sono degli ambiti in cui l'automazione, prima con l'automazione dei singoli processi, poi l'ERP, il CRM, l'integrazione, la coerenza dei dati, eccetera,
fanno la parte maggiore degli investimenti informatici. A questo si aggiungono gli investimenti che mirano all'aumento della produttività individuale. L'utilizzo di molte social technology ancora oggi mirano all'aumento della produttività individuale, della produttività dei gruppi, pur essendo tecnologie molto innovative, e quindi ad supportare l'utente nei task non routinari, quindi non ulteriormente automatizzabili con strumenti strutturati. E l'utilizzo delle tecnologie internet di fatto ha, con lo stesso tipo di paradigma, mirato a efficientare, innovare i processi trasversali all'interno del network di imprese, quindi tra imprese differenti, tra imprese e il consumatore. Quindi, se vogliamo un mondo certo, sicuro, in cui il paradigma di governo è il controllo, sostanzialmente, la possibilità comunque di governare questo sistema, in cui vengono abbattute delle barriere organizzative, le aziende hanno abbattuto delle barriere organizzative, ma in un approccio di controllo. Quello che noi stiamo osservando invece è che avanti in ordine sparso potrebbe essere un motto in questo caso, il nuovo paradigma è un paradigma in cui il modello del controllo non è più possibile. I confini aziendali con l'avvento delle tecnologie di social networking, ad esempio, stanno diventando più porosi, quindi l'abbattimento delle barriere che abbiamo osservato nelle precedenti ere in realtà sta diventando un abbattimento strutturale. I confini aziendali diventano più porosi a livello delle persone, non è più possibile distinguere in modo semplice l'impiegato dal consumatore, dal cittadino, dallo stakeholder, dall'azionista, eccetera. Questi elementi incominciano a fondersi l'uno con l'altro. E le imprese hanno iniziato a sfruttare questo trend, sostanzialmente esternalizzando. So che questo è un tema caro a Sergio, ma non una esternalizzazione di attività routinarie. Oggi io posso fare il ticketing dei miei viaggi autonomamente, faccio risparmiare all'azienda di viaggio molte risorse, ma di fatto questa è un'esternalizzazione verso il consumatore di un'attività routinaria. Oggi le aziende, e questo è un nuovo modello importante, stanno esternalizzando attività differenti, attività di tipo innovativo, ad esempio lo sviluppo dei prodotti, ad esempio l'innovazione dei processi, e le stanno esternalizzando verso i propri clienti e verso l'interno, verso i propri impiegati. Quindi è un modo diverso di esternalizzare le proprie attività, crowdsourcing, esperienze ben note di aziende, Procter & Gamble, Netflix, eccetera. Casi di studio ce ne sono molti. Il principio è che in questo tipo di paradigma non lavoro nella certezza e nel controllo, lavoro nell'incertezza. Le aziende devono lavorare nell'incertezza, quindi devono disegnare per l'incertezza, devono aprire ed essere trasparenti. Quindi è un paradigma differente di innovazione, in cui il vecchio modello, quello dell'automazione, del controllo, del disegno, eccetera, non è più efficace. Noi chiamiamo questa fase una fase di esternalizzazione, e in questa fase di esternalizzazione, dove un certo tipo di applicazioni delle tecnologie social, per esempio, gioca un ruolo fondamentale, ma un'applicazione in questo senso, non nel senso dell'aumento della produttività, dei team di lavoro, eccetera, emerge, secondo Gartner, un nuovo stakeholder. E questo stakeholder è degli elementi di collective, come li chiamiamo noi, delle collettività. Le collettività sono un insieme di personale interno, stakeholder, network di imprese, eccetera. Un ecosistema che lavora secondo dei pattern che non sono prevedibili a priori. Quindi oggi le aziende devono in qualche modo dotarsi delle capacità, e si stanno dotando delle capacità, per esternalizzare in ben definiti ambiti, ad esempio lo sviluppo prodotti. Il settore farmaceutico è uno degli settori in cui questo sta avvenendo. Aziende come Novartis, ad esempio, sviluppano elementi dei loro prodotti attingendo a mercati esterni, idea marketplace o quant'altro. Alcune delle aziende stanno
oggi sfruttando ad esempio tecnologie di predictive market. Non so se conoscete questo tipo di tecnologie, ma si tratta sostanzialmente di tecnologie che permettono di prendere delle decisioni in modo collaborativo, attingendo alla conoscenza della massa interna delle persone, una sorta di democratizzazione, se vogliamo, del decision making, un passo verso il decision making di tipo partecipativo. Quindi oggi in ambiti molto ristretti, di nicchia, le aziende stanno iniziando a fare questo tipo di lavoro. Il passo successivo, nel momento in cui si dà potere a queste reti incontrollabili, perché sono reti di contatto tra i propri dipendenti interni, i clienti, reti di ricercatori a cui attingo in maniera open per fare sviluppo di porzioni di prodotto, nel momento in cui si dà potere a queste entità esterne, inevitabilmente il passo successivo sarà quello di comprendere quali sono i pattern di evoluzione di un dato mercato. Okay? Quindi lavorare non più con un paradigma di sense and response, capisco quello che sta avvenendo sul mercato, io impresa reagisco. Capisco che c'è un trend, la musica digitale sta soppiantando il mercato dei media, ok, rispondo, muovo sul digitale e attuo strategie. Vecchio modello, sense and respond. Il nuovo modello deve essere un uso predittivo, non ex post deterministico della business intelligence e dell'utilizzo dei network interni, ma un modello diverso, di nuovo di tipo predittivo, che è in grado di anticipare ed agire. Le imprese di successo, non soltanto con l'utilizzo delle tecnologie internet, hanno avuto la capacità di anticipare dei pattern, dei trend e di agire sviluppando strategie su questi pattern. Per noi questo significa che nella gestione dell'innovazione all'interno delle imprese bisogna distinguere in modo molto chiaro qual è l'innovazione fatta secondo il vecchio paradigma, che continuerà ad essere probabilmente una parte predominante, e qual è l'innovazione fatta secondo il nuovo paradigma, il paradigma dell'esternalizzazione verso ecosistemi e comunità aperte, e inserire l'impresa e i propri dipendenti all'interno degli ecosistemi, e la capacità di fare pattern sensing. Questi esempi di questo, di come ciò sta avvenendo, sono presenti nel settore privato e nel settore pubblico. Discutevamo con Sergio delle esperienze che il settore governativo in Inghilterra, in UK e in US stanno portando avanti, iniziative come data.gov, apps.gov, sostanzialmente stanno dando a una rete di soggetti esterni non nota a priori la possibilità di sviluppare matching di dati, applicazioni nuove tra il pubblico e il privato, quindi mettendo a disposizione dei soggetti esterni non noti a priori quelle che sono le risorse all'interno del sistema governativo. Esempi simili in Australia, se avete avuto esperienza di Mashup Australia, è uno degli esempi di in genere. E è un sistema che vale nel pubblico, quindi vale nel privato. Quello che noi stiamo vedendo è che le imprese, secondo Gartner, devono dotarsi di capability, di capacità di sfruttare questi trend. Oggi noi non siamo in grado di dire quale sarà il modello organizzativo, come si modificheranno specifici processi nel product development, nella supply chain e nel CRM. Questo oggi non lo possiamo dire, ci sono modelli differenti che funzionano, sulla carta modelli simili funzionano bene o male a seconda di come in realtà sono implementati. Però l'elemento importante è che le aziende devono dotarsi all'interno dei loro attuali settori della capacità, delle capability per lavorare alle interfacce porose del sistema. Okay? Quindi gestire l'innovazione esternalizzata, gestire lo sviluppo dei prodotti collaborativo insieme al proprio network di clienti, e nel settore pubblico avere un approccio non restrittivo nell'uso di tecnologie social o altro, ma un approccio di
apertura e comprensione di quale può essere il vero potenziale di utilizzo di queste tecnologie. Questi sono poi gli spunti che volevo condividere. Che volevo condividere con voi. Hanno una sola slide forse, ma è veramente significativa, perché dà l'immagine di quali sono i trend. Cioè, l'interoperabilità delle persone non è sempre... sapete usare il Mac bene. No, non vedo... Non, so se non vedi la pennetta? Poi mentre tento vi aggiungo alcuni elementi. Come vi dicevo, la nostra riflessione parte anche da dati di fatto abbastanza consolidati. Quando parliamo di cambio del paradigma da un paradigma di puro controllo, oggi il controllo è il paradigma di governo dei sistemi, delle reti industriali e dei sistemi di governo, a un paradigma che va verso altri elementi, ad esempio la fiducia, il trust, l'influence. Ci sono modelli di business costruiti attorno al trust. eBay ha un modello di business che è costruito sulla fiducia reciproca dei propri utenti, è la base del suo modello di business, è l'asset più importante, non è il controllo dei legami, delle partnership che ha con i suoi fornitori o quant'altro, è l'elemento più importante. Perché questo che ha aggiunto? Questo? Non so. No, doveva apparire ancora avanti. Ma non è una penna, è una penna, per questo non si vede come penna. Strano. Dovrebbe arrivare. Ammetto di essere un Microsoft. Ok. L'elemento, quindi come vi descrivevo, l'elemento fondamentale, l'aumento di complessità principale avviene tra questa modalità di portare valore attraverso l'informatica e l'altra modalità. Oggi le imprese stanno iniziando a sperimentare quelli che sono gli elementi dell'esternalizzazione, dove, ripeto, l'esternalizzazione è lo sfruttare la collettività esterna per un lavoro implicito, come Sergio sa, di tipo non routinario, di tipo non transazionale, non automatizzabile, non indirizzabile con l'idea dell'aumento della performance intesa come efficienza pura del processo che viene dato verso l'esterno. Quindi oggi siamo in questa fase ed iniziamo a vedere delle aziende che sono in grado di lavorare sui business pattern. Un esempio che facevamo sono le aziende del fashion,
molte aziende del fashion vi mettono a disposizione online, ad esempio, degli strumenti per provare gadget, accessori e quant'altro. Bene, dietro al vostro tentativo di provare questi gadget ci sono dietro motori analitici che studiano quello che state provando, anche su prodotti che non esistono ancora, anche su prodotti che in realtà non sono commercializzati, ma vengono testati attraverso il canale interattivo per individuare quali sono i pattern, i trend della stagione successiva o quant'altro. Questo è un utilizzo, ma sono chiaramente utilizzi di nicchia, utilizzi molto di nicchia di questo concetto. Stimolare, sentire qual è il pattern e reagire per anticipare. Questo è il vantaggio, il vero vantaggio competitivo delle aziende. Premesso che ancora molto c'è da fare sull'automazione, sulla consistenza dei dati trasversalmente ai processi, eccetera. Quindi questo è un po' il messaggio fondamentale. Quindi il nostro messaggio è: attenzione, dotiamoci delle capacità per lavorare in un ambiente poroso come quello rappresentato in questa slide, in cui l'innovation non è più un'attività puramente internalizzata, non è un'attività strutturata, è un qualcosa che deve essere gestito. L'innovazione ha alcuni paradossi. Uno di questi paradossi è il paradosso del potere. Il paradosso del potere dell'innovazione dice che chi ha il potere di innovare in realtà non è innovativo, e viceversa. L'innovazione di solito è alla base della, può nascere alla base della piramide. Quindi uno degli elementi è questo. Un altro dei paradossi è che l'innovazione è un'attività che è destrutturata per sua natura, ma in qualche modo deve essere strutturata. Quindi chi è in grado di gestire, ad esempio nell'ambito dell'innovazione, ma ci sono anche tra le altre aree, questo duplice modello di lavoro, quello che punta all'automazione tradizionale e quello che lavora sull'incertezza, questi sono i modelli, secondo noi, vincenti, insomma. Ci puoi lasciare quell'altra slide che secondo me... No, ma per tutto. Adesso, fino a quando è possibile, lasceremo questa qui, perché dà proprio la lettura della tendenza, cioè da un investimento, diciamo, di un'azienda centralizzata, dove l'innovazione è fatta in qualche modo per la costruzione di una rete interna tra i soggetti chiusi che lavorano e ottimizzano il proprio lavoro interno, ad una rete che diventa un'azienda che diventa quasi un modello di società, di relazione collettiva. Cioè, questa qui è la tendenza verso la quale stiamo andando. Il problema è capire dove sta la nostra azienda e dove sta l'Italia, perché il problema è che il mondo sta andando verso lì, e questa tendenza qui è una tendenza che dà una capacità di anticipazione molto alta al sistema, però ha bisogno di una strutturazione, di un'idea, e noi siamo stati in questi decenni una società che aveva nella micro e piccola azienda, che era una cosa molto simile a quella lì come strutturazione, una capacità di anticipazione, di aderire alle necessità del mercato, ma se non cominciamo a strutturarci in questo modo nel lavoro delle aziende, tutte piccole e grandi, il rischio di non essere più a contatto con i processi che avvengono dentro il corpo sociale ci rallenterà nel processo di capacità di innovazione. Quindi questa qui è una slide, secondo me, veramente dovremmo avere a disposizione. Io ringrazio molto Alessio e la Gartner che ce l'ha fornita. E adesso però inizierei la discussione, perché abbiamo pochissimo tempo. Iniziamo con un nome che in Gartner dice qualche cosa, no, il cognome, il nome no, con Marco Di Vaglio, che è presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online, una nuova giovane associazione, non nuovissima, ma insomma, eccolo qua. Interviene per primo perché deve partire. Grazie Sergio, grazie a tutti voi. Mi scuso, purtroppo non potrò seguire tutto il dibattito, però come Associazione Nazionale della Stampa Online abbiamo accolto molto volentieri l'invito che ci ha fatto Sergio, perché
Noi nel nostro piccolo anche noi facciamo innovazione, noi siamo un'associazione che riunisce tutti i quotidiani locali online, quindi quotidiani di informazione che fanno informazione sul territorio, dislocati su tutto il territorio nazionale, e molto spesso ci troviamo a operare in un mercato, quello dell'editoria, che abitualmente non è associato all'innovazione. E quindi avere un'occasione come questa, e speriamo, e noi aderiamo sin da subito, Sergio, a questa iniziativa del tavolo permanente, perché pensiamo che sia importante discutere di innovazione a 360 gradi, quindi anche con chi su internet produce contenuti e li produce in un modo originale e in un modo che è, a nostro avviso, quello verso il quale dobbiamo tendere, che è un po' anche quello rappresentato da questa slide. A noi piace chiamarci quotidiani locali, perché all'informazione locale, ovviamente, che è quella che ci caratterizza, però uniamo ovviamente la grande capacità del mezzo di internet, che è quello di essere accessibile da ogni parte del mondo, e quindi molto spesso ci troviamo anche con lettori o con comunità di italiani, di persone residenti provenienti dai nostri paesi all'estero, che hanno come unica fonte di informazione proprio i nostri giornali. E parlando di innovazione, pensiamo che nel mondo dell'informazione questo sia discutere di innovazione, cioè cercare di unire l'informazione professionale prodotta da piccoli editori come noi, che comunque hanno una struttura giornalistica come quelle tradizionali, che però sta tendendo verso lo schema di questa slide, cioè le notizie non vengono più prodotte solo in redazione, quindi non c'è più solo un gruppo di giornalisti che lavora alla produzione di notizie, ma si sta diffondendo sempre di più quel concetto che è il reporter diffuso, cioè ognuno di noi è oggi con un telefonino, con Twitter, con Facebook, ognuno di noi molto spesso dà delle informazioni, poi ovviamente compito dei giornali, dell'informazione professionale, mediare questo tipo di informazioni, valorizzarle e gerarchizzarle. ANSO oggi racchiude 45 testate giornalistiche in tutta Italia, e rappresenta la maggioranza del panorama dell'informazione locale online, ma non solo, ovviamente ci sono quasi tutti i mesi 5-6 nuove testate che nascono, ma questo è un numero in costante aumento, quindi questo segnala anche il fermento che c'è in questo settore, che ricorda un pochino quello delle radio libere di qualche anno fa, e questo è sicuramente un fattore positivo per l'informazione e anche per tutte le comunità in cui operiamo, perché molto spesso questi quotidiani hanno un rapporto veramente molto stretto con i territori in cui operano, che da un lato può sembrare un passo indietro rispetto all'esigenza di una visione globale che abbiamo oggi, mentre invece pensiamo che legare l'informazione locale su internet con un mezzo appunto come il web sia anche un contributo e un sostegno ad aprire gli orizzonti anche per le comunità locali in cui operiamo. Da qui è nata l'esigenza di ANSO, cioè l'esigenza di creare un ente che ad oggi è l'unico in Italia che raggruppi le esigenze degli editori locali online e cerchi in qualche modo di portare avanti quelle che sono le nostre esigenze, quelle che sono i nostri bisogni e quelle che sono il contributo che anche noi vogliamo dare all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, anche nel modo di fare informazione e di apprendere le notizie nel nostro paese. E a questo proposito si diceva che punto è l'Italia. A nostro avviso è molto indietro, perché oggi come oggi un quotidiano locale o nazionale online è equiparato in tutto per tutto, anche dal punto di vista normativo, ai quotidiani tradizionali, e questo ovviamente è impossibile, è impensabile equiparare un mezzo che ha costi e strutture diverse come quello della carta con un mezzo online che invece ha tutt'altra esigenza. Basti pensare ad esempio alle responsabilità del direttore responsabile di un quotidiano locale o nazionale online, che sono le medesime di quello del quotidiano tradizionale, con la differenza però che online ci sono tutta una serie di
differenze di valori aggiunti anche per gli utenti, che sono in primo luogo ad esempio la possibilità di contribuire alla produzione di notizie da parte di ogni lettore con video, con contenuti, con commenti, che purtroppo vengono sottoposti molto spesso alle legislazioni applicate alla carta stampata. Questo ovviamente crea dei casi di anomalia giuridica, perché proprio ancora il legislatore non ha preso coscienza di questo fenomeno, che è l'informazione online, che solo per quel che riguarda le testate ANSO, quindi esclusi i grandi gruppi editoriali, stiamo parlando di 3 milioni di utenti unici al mese e oltre 30 milioni di pagine ogni mese, solo per i quotidiani locali. Quindi è ormai l'informazione online è un dato di fatto, è una cosa con cui quotidianamente milioni di persone si confrontano, e il fatto che ancora il legislatore non abbia tenuto conto di questo, a nostro avviso, è molto grave. È molto grave anche perché si mantengono alcuni privilegi per i mezzi di informazione tradizionali, che molto spesso, anche grazie a questi privilegi, riescono anche a continuare le proprie pubblicazioni, mentre invece i nuovi mezzi di informazione, che oggi costituiscono forse il vero baluardo della libertà di informazione, che oggi tanto viene giustamente difesa, però è chiaro che Internet, per la sua natura, per la grande apertura che offre a tutti i lettori, è per antonomasia, a nostro avviso, un sinonimo di libertà di informazione e di espressione. Per questo noi abbiamo avviato con Mediacoop, che è un'associazione che riunisce tutte le cooperative d'Italia che operano nel settore dei media, quindi non solo giornali ma anche altri mezzi, una sorta di alleanza per riuscire in qualche modo, e abbiamo contatti anche con altre associazioni simili, per riuscire a fare lobby nel senso positivo del termine, cioè a far passare e a cercare di trasmettere al legislatore queste esigenze, e l'esigenza di venire in qualche modo a riconoscere il ruolo dell'informazione online, sia in termini di oneri, quindi differenziando ovviamente i due piani, l'informazione online e l'informazione tradizionale, ma anche in termini di sostegno. Oggi si investe pochissimo in innovazione in generale, nel mondo dell'editoria si investe unicamente nei mezzi tradizionali, mentre invece pensiamo ad esempio alle pubblicità istituzionali o alle campagne di comunicazione della Presidenza del Consiglio, sono esclusivamente sui mezzi tradizionali, mentre invece ignorano totalmente i milioni e milioni di cittadini che utilizzano il web. Quindi noi abbiamo con Mediacoop e con altre realtà costruito un documento che è stato già inviato anche alle istituzioni, in cui chiediamo in primo luogo il riconoscimento dell'informazione online a livello proprio istituzionale, la definizione di quotidiano online, e su questo continueremo a lavorare, sperando che a breve si possano riunire gli stati generali dell'editoria, che erano già stati promessi anche dai precedenti governi, proprio perché, come è già avvenuto in Francia, è necessario che il nostro paese, che deve investire in innovazioni su tanti settori, anche nel mondo dell'editoria e dell'informazione, si spenda in qualche modo per riconoscere questa realtà. Noi abbiamo, tra l'altro, un tessuto di microimprese che ovviamente ancora stanno cercando di trovare il modello di business vincente, perché c'è chi dice che l'informazione del futuro sarà a pagamento, chi invece sostiene il contrario. Noi pensiamo che il futuro dell'informazione, specialmente quella online, sia invece basata sul locale, cioè su quel rapporto diretto con gli utenti, ben identificabili, con realtà radicate sul territorio e ben identificate sul territorio in cui operano, e lo stiamo vedendo anche con investimenti pubblicitari che si stanno trasferendo da grandi gruppi verso network come il nostro, che hanno un target ben definito, operando su territori chiari e riconoscibili. Pensiamo che in questa direzione vada l'innovazione dell'informazione, ma anche degli investimenti pubblicitari. Gerbano Paini. Lo ripetete al microfono, sennò poi non per la regia.
cercherò di... Allora, mio nome è Germano Paini, sono il cofondatore di un progetto che si chiama Think Tag. Questo progetto è alla base di una iniziativa con alcuni soggetti istituzionali nell'area pubblica e prossimamente anche in rapporto all'area business, per la realizzazione di un sistema di condivisione della conoscenza a livello professionale. L'idea fondamentalmente è basata su questo meccanismo. Noi abbiamo grandi opportunità dal punto di vista del social networking, oggi estremamente disperse in funzionalità, in logiche, come dire, emotive, di ludico, appassionate, ma sicuramente di tipo dispersivo. Abbiamo bisogno di condividere la conoscenza, abbiamo bisogno di costruire non solo sulle relazioni interpersonali, ma sulla conoscenza, quel sistema di reticolo che è ben rappresentato in questa slide. Un pericolo, crediamo, sia quello di pensare che il meccanismo della relazione, che è rappresentato dal grafo in alto a destra, sia un meccanismo fondamentalmente basato sull'idea della relazione interpersonale, cioè della capacità di essere in relazione tra le persone. Sicuramente conta. Quello che per noi diventa fondamentale, o almeno è così è stato nell'esperienza che citerò e nell'esperienza che stiamo preparando, creare le condizioni perché le relazioni siano tra contenuti, cioè ognuno porti dei contenuti e che questi contenuti possano essere messi in relazione con i contenuti di altri. Quindi il tentativo è coniugare knowledge management in una logica bottom up, quindi superando l'idea del knowledge management erogativo, e social networking per lavorare o sfruttare le opportunità del social networking. I progetti che abbiamo sviluppato finora sono tutti orientati a gruppi professionali in area pubblica, in particolar modo in sanità, dove gruppi professionali, io sono di origine lombardo ma vivo in Piemonte, lavoro in Piemonte, la sanità piemontese ci ha affidato il compito di realizzare il social network di tutta un'area, l'area oncologica del Piemonte, che coinvolge ovviamente infermieri, medici, logopedisti, psicologi, per creare il sistema di costruzione della conoscenza di quei professionisti. Stiamo sperimentando questo modello da 2 anni e devo dire che quel modello è esattamente riconoscibile nel grafo in alto a destra. Qual è il prossimo passaggio a cui andiamo? Stiamo discutendo con la Regione Piemonte, con l'assessorato alla ricerca e all'innovazione, della possibilità di creare un social network iperpertinente per la ricerca e l'innovazione in Piemonte. Cioè un meccanismo che consenta alle imprese da prima interessate, e vedremo anche come stiamo cercando di incentivarle, ma in prospettiva alle imprese piemontesi, di scegliere un terreno comune che non sia quello delle singole istanze pubbliche, cioè non è il sito di ciascuno, un terreno comune che la Regione metterà a disposizione per condividere contenuti, informazioni, che possono essere in parte anche a rischio di concorrenzialità, ma che sicuramente hanno l'opportunità di creare condizioni per uno sviluppo comune. Così come è accaduto per i professionisti della sanità, che all'inizio sentivano che le loro informazioni potevano essere più o meno da tutelare, ma che hanno compreso quanto la condivisione delle informazioni e delle conoscenze possa offrire un vantaggio competitivo. La prima obiezione, il primo dubbio che ci è venuto in mente è: può essere facile immaginare che questo meccanismo si attui in una realtà pubblica? Sarà così vero che può attuarsi anche in una realtà d'impresa? Quanto è forte la preoccupazione delle imprese nel condividere informazioni che possono avere un vantaggio competitivo? Allora, in questo senso stiamo cercando di lavorare verso 2 orientamenti. Il primo è cercare di far sì che qualunque finanziamento dedicato alla ricerca e all'innovazione che la Regione erogherà dovrà essere in qualche modo, almeno una quota parte, vincolata all'impegno delle imprese che intendono acquisire quei finanziamenti alla messa in condivisione di parte di contenuti ottenuti, raggiunti, conquistati, elaborati grazie ai finanziamenti. In questo senso il decisore pubblico,
si muove in due ottiche. Prima, in una logica sicuramente anticiclica. Se non fa la scelta il soggetto, visto che il ciclo è molto critico e sono poche, lo dicevi tu prima, le aziende che in Italia stanno andando in questa direzione, tocca al decisore avviare questo meccanismo. Primo passaggio, quindi, fare una scelta anticiclica e puntare a offrire, uso questa espressione non a caso, il vincolo a condividere. Si possono ottenere dei finanziamenti, una quota parte di quei finanziamenti non va rendicontata semplicemente portando il conto delle spese fatte, ma va rendicontata anche con i contenuti raggiunti, elaborati, conquistati con quel finanziamento. Non sembrerebbe un meccanismo strano, è molto sensato, crediamo, un po' difficile perché non lo fanno tanto, ma sicuramente il territorio ha diritto di ricevere in cambio qualcosa rispetto alle risorse che ha impiegato. Il secondo passaggio a cui si sta guardando è la possibilità per l'ente pubblico di fare un investimento rispetto alla valorizzazione dei cosiddetti asset intangibili. Oggi è naturale concepire una valutazione di un'impresa sugli asset tangibili, fatturato, patrimonio, numero di addetti, che ne so, tutte le cose che nella ragioneria aziendale possono essere considerate come fattore importante e determinante. In qualunque parte del mondo si continua a dire che le imprese non sono solo hard, componenti hard, le imprese sono le persone. Ma le imprese sono le persone e le conoscenze. La letteratura è totalmente dispiegata in questo campo, ma sostanzialmente il problema è: ma come si fa a fare una valutazione di un'impresa che non sia soltanto una valutazione sugli indicatori tangibili? Certo, non è facile. Ma allora proviamo a coniugare le due cose che stavamo dicendo. Prima, se un ente offre il vincolo, cioè chiede alle aziende di esporsi in termini di contenuti, di far vedere quanto produce in termini di contenuti e di informazioni, e questo ente ottiene la costituzione di un primo nucleo di conoscenza che possa essere messa a fattor comune, la possibilità che questo primo nucleo di conoscenza messo a fattor comune sia un primo nucleo di asset intangibili comincia a manifestarsi. L'idea in fondo non è immediata, ma l'idea è quella di andare ad una valutazione di questi asset intangibili, ad una contabilizzazione in qualche modo, avendo a disposizione un ambiente che è il connettore di quel grafo per tutta la parte che riguarda conoscenza. Mi fermerei qua. Grazie Germano. Io ovviamente ho una serie di schede. Credo che un po' tutti abbiano chiesto di intervenire, quindi andrò avanti un po' come un raccolto. Do la parola ad Andrea Valboni, che credo, rappresentando la Microsoft Italia, possa dirci qualche cosa di concreto per una grande azienda. Comunque questa vicenda qui dell'intangibilità mi ricorda moltissimo un dibattito a inizio degli anni 90 tra Scalfari e Berlusconi sul fatto che i bilanci della Fininvest erano discutibili perché erano messi a bilancio i diritti televisivi, e i diritti erano una cosa che non esistevano, no? E questo la dice lunga di qual era un approccio economico-culturale, diciamo così, all'economia. Poi abbiamo visto la capacità di quel gruppo di affermarsi ulteriormente sulla scena economica e politica. Buongiorno, sono Andrea Valboni di Microsoft Italia, sono il National Technology Officer di Microsoft Italia. Mi ha colpito Microsoft 7, questo Windows 7 esce. Ce l'ho sul PC, se lo vuoi vedere lo puoi vedere. Volevamo farlo girare per far vedere le slide. Non sono tutti in attesa qui. Non sono un bravo marketing io. Io sono troppo cerebrale, mi occupo di cose troppo cerebrali. Però se volete fare un giro là sopra c'è. No, mi ha colpito molto l'ultimo intervento, perché una delle cose che, a cui stavo riflettendo mentre parlava la persona di Gartner era proprio il tema di come si sta trasformando fondamentalmente il modo di essere delle aziende
con l'evoluzione di internet e con modelli di interazione che erano impensabili 10 anni fa. Perché mi ha colpito? Proprio per un aspetto che è collegato all'ultimo intervento che abbiamo sentito, che è molto interessante, relativo proprio al capitale intellettuale delle aziende, cioè come si valuta un'azienda fondamentalmente, qual è il valore di un'azienda. Il valore di un'azienda è in fondo il suo capitale intellettuale, che è, non è solo quello ovviamente, c'è anche un capitale finanziario eccetera, no? Però il capitale intellettuale è la parte, se volete, intangibile appunto di un'azienda, non intangibile perché non si tocca, ma perché è difficile da misurare, è difficile da quantificare, non è un macchinario, non è un immobile, non sono investimenti in finanza che si toccano, ma è un qualche cosa che sfugge ai metodi di misura tradizionali. Il capitale intellettuale nella letteratura fondamentalmente ha 3 componenti: il capitale umano, quindi le conoscenze delle persone, le competenze, le loro capacità, le loro abilità, eccetera, ma è anche il capitale relazionale. Esiste una componente che è capitale relazionale, l'altro è il capitale organizzativo. Questo è quello che si chiama il capitale consolidato, capitale intellettuale consolidato di un'azienda, che rappresenta poi la sua capacità di fare innovazione. Quindi misurando in qualche modo il capitale intellettuale, il valore del capitale intellettuale di un'azienda, si riesce a capire anche qual è la sua capacità di innovare in qualche modo. Non basta misurare il capitale, in realtà bisogna poi misurare le dinamiche. Perché mi ha colpito l'ultimo intervento? Perché tocca un punto molto forte, che è collegato a un aspetto del capitale intellettuale, che è il capitale relazionale. Il capitale relazionale, come tradizionalmente si intende, è la componente appunto legata alle relazioni di un'azienda con il mondo esterno. Ora, in un mondo, in un'economia di tipo tradizionale, questa è fatta da rapporti con i fornitori, rapporti con i partner, con i consulenti, con i finanziatori, eccetera, eccetera. Internet sta cambiando drammaticamente questo aspetto. Questa componente fondamentale delle aziende le sta esasperando verso un modello che rende ancora più difficile, se volete, misurarlo, questo intangibile, questa componente dell'intangibile, perché sfugge effettivamente al metodo di misura. Però siamo anche tutti convinti che questa componente qua, per come è fatta l'economia italiana, sia una delle componenti fondamentali. Quello che diceva prima il signore sul Piemonte, lo stiamo toccando con mano. Io collaboro con la Fondazione Olivetti, la Fondazione Adriano Olivetti, su proprio una ricerca del capitale, sul capitale che ha come oggetto il capitale intangibile delle aziende. Non tanto la misura quantitativa, c'è anche quell'aspetto, ma la misura qualitativa del capitale intellettuale, per capire le capacità, le potenzialità di competitività di un'azienda fondamentalmente, perché misurando determinati parametri con una griglia abbastanza ricca, ci sono 39, noi abbiamo identificato 39 classi di domande praticamente, quindi abbiamo, che generano non so quante mai risposte. Comunque un'intervista a un'azienda, fate conto, è fatta da almeno 160-170 dati informativi, sui quali si riesce a capire fondamentalmente, utilizzando dei modelli interpretativi, quanto un'azienda è innovativa, quanto ha capacità di innovare. E quello che abbiamo notato, se uno va a misurare insiemi di aziende omogenee, quindi se uno si cerca di identificare dei cluster all'interno di un territorio, come questi cluster nel loro insieme sono posizionati sul piano dell'innovazione e sul piano della competitività. E ovviamente, come potete immaginarvi, c'è da piangere. Se vi faccio vedere questi grafici, uno si rende subito conto perché soffriamo di questa crisi di competitività verso altri paesi che evidentemente stanno utilizzando altri modelli. Allora qua l'aspetto di collaborazione tra aziende diventa fondamentale, diventa forse la chiave vincente, perché se abbiamo notato viene a mancare il condividere tra aziende, tra di loro, anche come diceva prima la persona che mi ha preceduto, anche su cose che le portano a essere in competizione tra di loro, le porterebbero a essere in competizione, ma se non c'è comunque condivisione il sistema non procede, il sistema si inceppa da qualche parte.
queste credo siano cose su cui valga veramente la pena riflettere, perché ci sono strumenti secondo me molto importanti anche per il policy maker. Dare a un policy maker in mano strumenti come questi che permettono di fare un'analisi della realtà che lo circonda e di capire anche gli investimenti che vengono fatti su un territorio, che effetto hanno, se hanno effetto positivo, perché queste misure possono essere fatte nei momenti temporali diversi. Il capitale intellettuale, come tutte le cose, ha un suo ciclo di vita, nasce, si evolve e poi, se nessuno fa niente, muore, e se muore una parte del capitale intellettuale, muore l'azienda fondamentalmente, no? Quindi o muore un ecosistema, perché sempre di più c'è questa interconnessione. Quel piccolo scritto che ho passato a te prima è appunto un'ipotesi di intellectual capital reporting di un territorio, fondamentalmente. Beh, su queste cose credo, noi siamo partiti dal Canavese, perché ovviamente Fondazione Olivetti è radicata nel Canavese per ovvi motivi, però è un modello che a nostro avviso può essere esteso anche a altri territori. Ecco, credo che se ognuno di noi porta qualche contributo a questo tavolo, a cui ovviamente diamo l'adesione a partecipare, forse riusciamo a tirare fuori delle linee guida da dare in mano ai politici, da dare in mano a chi fa politica di sviluppo, per poter capire in che direzione si deve sviluppare, in che direzione si devono fare gli investimenti. Grazie. Grazie. Ad Andrea Fabrizio Fasani. Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Fasani, lavoro per il 20° gruppo italiano di informatica, anche se molto poco conosciuto, si chiama Visiant. Io sono l'amministratore delegato per la parte che riguarda le reti e la sicurezza. E qui vengo a fare l'uccello del malaugurio, comunque quello che vi ha su questo tema. Devo dire, sono molto contento di aver sentito gli interventi precedenti, perché hanno fatto moltissima della mia relazione, la mia idea. Cioè, centrare la logica della nuova impresa nel valore delle persone, nell'impossibilità nel trovare nei bilanci, nello stato patrimoniale, il vero valore, che sono le conoscenze delle persone, i dati, è parte di quello che io volevo dirvi, quindi lo supero, ma lo supero semplicemente perché è già stato detto. Io devo farvi riflettere sul fatto che quando stavamo in basso a sinistra avevamo un'azienda introflessa che ragionava con se stessa, che aveva tutte le sue informazioni al proprio interno, e lasciatemi fare una battuta, bastava mettere un muro per proteggerla, un muro dei vigilanti, qualcuno, cioè tutto il valore vero era all'interno dell'azienda. Più si va verso il punto in alto a destra, più le relazioni, la possibilità di cambiare, di scambiarsi informazioni e dati, richiede un crescente, purtroppo, livello di sicurezza e di gestione del valore. Vi ho detto che il valore ormai non è nel macchinario o nell'immobile, il valore è nei dati. Ed è qualcosa che è assolutamente facile per certi versi da copiare, da manipolare, da distruggere. E quindi rispetto alle forme di impresa che conosciamo, stiamo andando verso un mondo in cui dovendo mettere il valore nell'informazione, dobbiamo anche capire come andarlo a proteggerlo. Tra l'altro, l'azienda in basso a sinistra aveva interrelazioni con l'esterno di forma umana, cioè l'azienda centralizzata era un'azienda che parlava con l'esterno attraverso i propri dipendenti, i fornitori e cose in più. Se c'erano degli scambi informativi, cioè dei potenziali punti di ingresso, erano degli scambi fisici, la posta arrivava per carta, arrivavano i pacchi e così via. Adesso l'interlocuzione dell'azienda con l'esterno è un'interlocuzione logica, digitale, e quindi si stabiliscono con estrema facilità dei canali tali per cui chi è all'esterno può entrare all'interno dei punti del nostro valore, dei nostri silos informativi, con poca difficoltà. E non esistono più muri al di là dei fari o di quello che possiamo mettere, c'è la possibilità di andare dove si vuole e far ciò più o meno che si vuole.
Questo perché? Non perché non ci sia la tecnologia, ma perché purtroppo l'interlocuzione con l'esterno è data alle nostre persone, ai nostri colleghi, al fattore umano, che è un grandissimo valore, ma allo stesso modo è anche il potenziale punto di ingresso di qualunque tipo di minaccia o qualunque tipo di problema all'interno dell'organizzazione. E purtroppo quasi nessuna azienda sta formando le persone sui temi della sicurezza, una cultura della sicurezza. Se si va nelle aziende si trovano pile di firewall o di sistemi tecnologici che funzionano molto bene, ma nello stesso modo le persone hanno la password sul terminale col post-it, o la cambiano ogni 12 o 16 mesi, oppure ci sono delle grandissime aziende in cui l'accesso al server centrale è admin. Questo cosa vuol dire? Che spessissimo stiamo scordandoci del fattore umano e della formazione del fattore umano per i temi di sicurezza. E nel legame che dicevamo prima di spostare il nostro valore sugli uomini, io suggerirei a livello politico, e vorrei portarlo nel tavolo di cui ci stiamo parlando anche noi come gruppo, suggerirei di portare un po' di cultura di sicurezza, non di tecnologia, anche se vado contro me stesso, ma non è importante questo, è importante portare un contributo. Però ragioniamo anche su questo fatto, sul fatto che costruire sistemi di sicurezza sicuri, lasciatemelo dire in questo modo, non è difficile. È molto più difficile gestire il processo to cure, fatto anche degli uomini. Grazie. Grazie a Fabrizio. Io chiamerei a questo punto Marco Calvo, che ha una esperienza interessante di condivisione. Queste due cose, quella della, diciamo così, dell'apertura e della porosità e quella della sicurezza, che sembrano apparentemente in contraddizione, in realtà non lo sono. Più l'azienda è porosa, più i sistemi di sicurezza intorno allo svolgimento dei processi relazionali è, secondo me, importante. Però, insomma, su questo credo che qualcun altro abbia anche qualcosa da dire. Prego. Mi serviva una... Mi serve una cosa, guarda, forse qui ce n'è una. Vediamo se c'entra. Vedi? Allora, un attimo, uso una slide così vado un po' più veloce. Allora, intanto che carica, io mi occupo sia di una SRL sia di un'associazione culturale no profit, una Onlus. Di solito vengo a parlare, diciamo, con il cappello di responsabile della Onlus e onestamente ho scelto il tavolo che parla di economia piuttosto quello dedicato alla cultura, perché secondo me quando si fa un'impresa no profit bisogna parlare di soldi, e quando si fanno imprese che fanno i soldi, bisogna parlare di cultura. Se questo benedetto oggetto smette di usare la mia chiavetta come se fosse una foto, ecco qua. Esatto, se voi vedete la mia carta d'identità, qui una prece al signor Microsoft, fate funzionare meglio questi aggeggi perché veramente è un disastro. Se qualcuno toglie l'associazione a quel formato di quel tool, forse è meglio. Sì, ma non è così. No, è quella chiave ha un sistema, ma qualcuno l'ha fatto però. Qualcuno l'ha fatto, ma per carità. Allora, dovrebbe essere questo, ok. Ci siamo? Oh, io sono per lo stile zen, quindi non è bellissima da vedere, ma... Non hai le nuvole? No.
Allora, si è sempre detto, insomma, che il web, internet, ha introdotto delle importanti rivoluzioni nel modo di produrre cultura. Vediamo perché questo processo, dal mio punto di vista, è incompleto. Se guardiamo il processo produttivo, diciamo, nel suo insieme, vediamo che c'è la fase dell'ideazione, quindi l'autore, il musicista, chi sia, insomma, il regista, elabora l'opera. C'è un processo sano di selezione, per cui, ad esempio, chi, parlando di internet, decreta la fine degli editori, non sono d'accordissimo. L'editore fa l'utile lavoro per nostro conto di leggersi 100 libri e decide di stamparne uno, perché non abbiamo né il tempo e probabilmente nemmeno la voglia di leggerceli tutti e 100. Non necessariamente una cosa scritta vale la pena di essere letta, ascoltata, vista, eccetera. Quindi una selezione dei contenuti è un mestiere estremamente attuale, specialmente oggi che ce ne sono tanti, perché effettivamente un tempo, quando l'informazione era scarsa, tutto sommato prendavamo tutto. Oggi c'è su qualsiasi argomento un'enorme produzione di contenuti, quindi il lavoro vero è quello di selezionare il buono dal cattivo. Quindi c'è la fase della produzione del supporto, quindi il CD, la pellicola, il libro in carta, eccetera, eccetera, la sua distribuzione, la vendita, e alla fine c'è l'utente che ne fruisce. Tre di queste fasi hanno una funzione proprio meccanica di gestione del contenuto, altre invece è interesse della collettività incoraggiarle, premiarle. Quindi il lavoro di creazione mi interessa a me, collettività, premiarla, quindi devo fare in modo che lo scrittore, il regista, eccetera, abbia una remunerazione adeguata a sopravvivere. Mi interessa che sia premiato chi fa il lavoro di selezione, mi risparmia una gran fatica. E ovviamente a me, Stato, illuminato, moderno, aperto, eccetera, eccetera, interessa avere un popolo colto, informato, eccetera, e ampiamente dimostrato che più è colto un popolo, non solo più è ricco economicamente, ma più democratico è il paese. Quindi la cultura è anche uno strumento di democrazia, di civiltà. Altre fasi invece sono semplicemente funzionali, cioè mi servono a raggiungere l'obiettivo, ma ci sono o non ci sono mi interessa relativamente, quindi la stampa, l'uso della carta, dell'inchiostro, eccetera, eccetera, mi servono perché il mio fine è far leggere, dopodiché se trovo strumenti alternativi chi se ne frega, anzi alcuni di questi processi produttivi sono inquinanti, quindi tutto sommato se ci rinunciamo non è male. E qui veniamo alla cosiddetta rivoluzione di internet. Nel momento in cui noi fruiamo di contenuti digitali, quindi li smaterializziamo, molta della fase di stampa, archiviazione, distribuzione, eccetera, eccetera, sostanzialmente si virtualizza. Tanto per dirne una, la nostra associazione culturale si chiama LiberLiber e ha creato una mediateca, cioè un archivio di libri, di musica, di audiolibri. Ne distribuiamo alcuni milioni ogni mese. Se fossero ovviamente stampati su carta o messi su un CD, non potremmo mai fare questa attività a titolo gratuito, come invece facciamo. Grazie a internet e al fatto che ha totalmente rivoluzionato i metodi di produzione del supporto e distribuzione dello stesso, che pur essendo una piccola realtà con pochissimi fondi riusciamo a ripetere questa esperienza milioni di volte. Abbiamo quindi detto che nella distribuzione e nella produzione la rivoluzione si è verificata, manca un pezzetto perché il cerchio si chiuda, cioè tramite internet la transazione economica non funziona. E qui si deve parlare di soldi. Diciamo che quando la transazione economica avveniva sostanzialmente attraverso la carta moneta, c'era un soggetto, lo Stato, che stampava la carta moneta, gli attribuiva un valore economico e mi consentiva queste transazioni. Il sistema nel suo complesso prevedeva, come sappiamo, la produzione del supporto, quindi la banconota, e poi
ho aggiunto i costi di trasmissione, il fatto che il padre dà la paghetta al figlio. Quando questa transazione avviene attraverso la carta moneta, non ha costi, quindi il semplice movimento del foglio di carta dalla tasca del padre a quella del figlio non diminuisce il valore del denaro che si sposta. Se vogliamo proprio parlare a livello teorico, possiamo dire che c'è un minimo di usura della carta moneta, ripetendo 1 miliardo di volte l'operazione andrà sostituita e quindi c'è un costo di supporto, ma diciamo è così basso che possiamo considerarlo trascurabile. Oggi a questi sistemi ovviamente sono stati affiancati quelli elettronici, quindi carte di credito e circuiti analoghi, e qui è stato introdotto invece un costo, cioè il padre che dà soldi al figlio deve pagare una specie di piccola tassa o grande tassa, a volte 2-3%, per fare questa operazione. Qui parlo di super azienda, in realtà i circuiti Visa, Mastercard, eccetera, da un punto di vista legale sono soggetti giuridici indipendenti, in realtà operano con gli stessi strumenti, le stesse politiche di costo, le stesse tariffe, le stesse condizioni, eccetera, eccetera, per cui sostanzialmente possiamo dire che è un unico super soggetto, influente più dei capi di Stato. Io credo che gli amministratori di queste due aziende hanno più potere di incidere sulla nostra vita di alcuni dei presidenti del Consiglio più conosciuti, diciamo. C'è un problema, questi strumenti di transazione sono stati concepiti decenni or sono, sostanzialmente erano la trasformazione di uno strumento di pagamento assegno totalmente obsoleto, con una serie di problemi, e in più appunto eroga un servizio che non mi serve, cioè non sempre il fatto di pagare dopo X settimane è una cosa per me così essenziale, ma questo servizio voglio o non voglio lo devo avere e soprattutto lo devo pagare. Da un punto di vista tecnico, attraverso internet, questa rivoluzione di cambiare la transazione economica con strumenti alternativi esiste già, ha un costo sostanzialmente nullo, però non si afferma perché servono da un lato alcune cose, cioè una massa critica di utenti che la usano. Se io ho questa invenzione straordinaria che è il telefono, ma ce l'ho soltanto io e quindi non ho con chi parlare, per quanto sia straordinaria l'invenzione, è perfettamente inutile. Alcuni strumenti che effettivamente abbattono drasticamente il costo di transazione, mettiamo il caso di PayPal, di fatto non hanno una massa critica da essere significativa, diciamo che sono purtroppo ancora piuttosto irrilevanti, per cui fra l'altro bisogna dire PayPal, molti lo usano come strumento attraverso il quale pagare attraverso la carta di credito, cioè non caricano soldi dentro il portafoglio elettronico PayPal e usano quelli. Attraverso PayPal pagano direttamente con la carta di credito, quindi di fatto usato così PayPal è tale quale alle carte di credito. Non ci sono commissioni, il sistema è più efficiente quando si usa PayPal puro senza le carte di credito, ma questo uso non solo è veramente minoritario, ma credo che la maggior parte delle persone neanche sa che lo può usare in questo modo. A noi che interessa l'aspetto culturale dell'economia, del settore, interessa molto che questo settore si innovi introducendo qualcosa che in realtà non è mai esistita, cioè trasformare la produzione culturale in qualche cosa di economicamente interessante. Per secoli chi scrive libri, chi produce musica, eccetera, eccetera, in realtà non ha mai ricavato una quantità di denaro sufficiente a vivere. Quasi sempre, che ne so, nei secoli i compositori erano insegnanti, cioè insegnavano ai figli dei ricchi musica o facevano altri mestieri. Sostanzialmente con la musica non si vive. Oggi c'è un mercato un po' strano, nel senso ci sono 100 persone al mondo, tipo la signorina Britney Spears, che guadagna quanto una nazione africana, ma milioni di altre persone invece
con la musica assolutamente non ci vivono e fanno altri mestieri, quindi diciamo la musica è un hobby. Lo stesso si dica per la scrittura. Io ho scritto il manuale su internet più venduto in Italia. Se avessi speso il tempo che ho speso per scrivere il libro a lavar vetri, avrei fatto molti più soldi. Quindi la creazione di contenuti culturali assolutamente non è remunerata. Non è mai stata remunerata, e chi difende i vecchi modelli difende un qualche cosa che non esiste. Cioè, chi ha paura del nuovo ha dei pregiudizi assolutamente infondati. Per parlare di quello che potrebbe succedere, faccio riferimento all'Apple Store progettato dalla Apple e tutto sommato che ha sorpreso la stessa Apple. Le caratteristiche sono che questo negozio usato dai telefonini iPhone, dai lettori musicali iPod, eccetera, vende musica, videogiochi, eccetera, eccetera. La caratteristica è che l'intero processo è estremamente semplice. In virtù della sua forza, la Apple è riuscita a ottenere delle condizioni dalle carte di credito quasi decenti, e quindi riesce a vendere cose a 79 centesimi. Di solito una transazione costa almeno un paio di euro, quindi per i comuni mortali è qualcosa di inavvicinabile. Grazie a questo strumento, a questo meccanismo, sono riusciti a vendere 2 miliardi di oggetti digitali in poco più di un anno, anche se non bisogna pensare che ne vendano 2 miliardi l'anno, molto di più. Un anno fa l'iPhone non ce l'aveva quasi nessuno, quindi bisogna considerare che 2 miliardi di applicazioni sono stati venduti sostanzialmente solo negli ultimi mesi. Nell'ultimo trimestre ne hanno venduto più di 500 milioni, e la curva di crescita è veramente straordinaria. Quindi nel momento in cui gli utenti hanno uno strumento facile da usare, una piccola cifra la spendo. Sì, sì, infatti questa è una penultima diapositiva, quindi sfatiamo alcuni pregiudizi. Non è vero che gli utenti quindi non sono disposti a pagare, non è vero che il pagamento preclude l'esistenza dei contenuti liberi, e sostanzialmente non c'è motivo per difendere il com'era prima, visto che quello che c'era prima non funzionava. Quindi per chiudere, volendo essere un po' propositivi, la nostra speranza è questa: che da un lato i sistemi di pagamento vengano liberalizzati, anche se ieri ho ricevuto una notizia abbastanza sorprendente, che in realtà l'Unione Europea già a novembre 2008, a breve, insomma, l'Unione Europea varerà delle norme che sostanzialmente smantellano alcuni vincoli legali, artificiosi, che servivano a bloccare metodi di pagamento alternativi. Le resistenze di queste influentissime circuiti di banche, eccetera, eccetera, sostanzialmente con la legge vietavano a operatori alternativi, ad esempio una compagnia telefonica, di usare il credito del telefono come sistema di pagamento, perché soltanto chi era banca poteva fare questo tipo di operazione. Dispetti, sgambetti, lobby e compagnia bella, insomma vari intralci. Sembra che ci avviamo a questa liberalizzazione, quindi è una buona notizia, anche se contemporaneamente però ho appreso che non si sta muovendo molto. Cioè non è che poi sembra che ci sia questa grande attesa da parte di questi grandi gruppi di approfittare di questa opportunità. Quindi speriamo che magari ci siano altri soggetti che spingono per questa innovazione. La mia presentazione è finita qui. Chiudo semplicemente dicendo: non mi fiderei molto dell'intelligenza di chi opera in questo settore, per una serie di esperienze. La prima è che noi ci ricordiamo, prima che internet si affermasse, le varie software house, i vari produttori di software, eccetera, si facevano gli sgambetti, facevano in modo che quando io salvavo un documento nel mio computer, questo documento poi non poteva essere letto
da computer di marche diverse, eccetera, eccetera, nell'idea un po' stupida che io, se ti vendo la piattaforma X, poi tu sarai costretto a comprare altri strumenti di tipo X per poter comunicare. Quando Internet li ha costretti a creare dei sistemi interoperabili, hanno iniziato a vendere molto di più di prima. Quindi non punterei molto sull'intelligenza delle aziende, perché hanno dimostrato in più circostanze di non avercela. Vedete le guerre che le case discografiche hanno fatto alla musica digitale, adesso vendono più musica digitale dei CD, quindi insomma, a volte bisogna costringerli a usare un po' la testa. Finito. Grazie a Marco, Enrico Grazzini. Io, il mio Enrico Grazzini, sono un analista, un autore di un libro e sono un giornalista freelance. Ho fatto il consulente e mostravo queste slide di impresa rete, di networking, di impresa. Il mio intervento è solo, come dire, è assolutamente distrutturato ed è solo di evidenziazione di alcuni problemi, di alcuni punti secondo me problematici e di snodo. Prima di tutto ringrazio di essere stato invitato e sono sorpreso dalla ricchezza di queste presentazioni, del dibattito, che secondo me toccano dei punti centrali, quindi ringrazio Sergio Bellucci, toccano alcuni punti centrali molto, molto attuali. Molto. Ecco, io vorrei sottolineare che, come dire, ci sono alcuni punti problematici che vanno approfonditi, quindi la mia, come dire, saranno indicazioni di problemi. Il primo problema è come conciliare l'impresa rete, l'impresa aperta, la conoscenza aperta, con invece le imprese tradizionali, con il fatto che poi invece l'impresa deve avere dei centri di controllo, con il fatto che poi le imprese devono fare profitto, con il fatto che poi le imprese hanno dei problemi di riservatezza, di sicurezza, come indicava un relatore precedente. Quindi, non interpretiamo la slide che ho alle spalle, secondo me, in maniera illuministica, cioè in maniera tale che, come dire, in maniera spontanea, naturale, ci avviamo verso delle relazioni molteplici, aperte, di scambio, di fiducia, di trust reciproco. No, insomma, non è così. Cioè, nel mondo reale c'è il problema di conciliare l'apertura con la riservatezza, di conciliare il rapporto di fiducia con il fatto che poi tu devi fare dei profitti e con il fatto che uno dei problemi è come conciliare l'orizzontalità della comunicazione, l'apertura, con la verticalità e il controllo delle imprese. Faccio un esempio. Apple, leggevo su non mi ricordo più, su Business Week o sull'Economist, che hanno una mania del segreto, della riservatezza. Cioè che Steve Jobs ha un'ossessione della riservatezza. E quindi innovazione aperta, impresa rete, quello che vuoi. Io ho intervistato Don Tapscott, no? Quello che ha scritto Wikinomics, e un'affermazione stupenda lui faceva. L'affermazione stupenda è: per quanto le imprese siano intelligenti, per quanto brainware ci sia in Microsoft, per esempio, in IBM, comunque la gran parte dell'intelligenza è esterna all'impresa. E quindi bisogna sviluppare la conoscenza rete, perché bisogna andare su internet e
assorbire l'intelligenza di internet, perché anche la Boeing, che è quella che costruisce, o l'Airbus, quella che ha tutto il know-how dell'avionica, in ogni caso la gran parte dell'intelligenza è fuori dall'impresa, e quindi impresa rete, conoscenze, eccetera, eccetera. Sì, questo è vero, però poi, come dire, occorre conciliare alcuni aspetti che sono invece contraddittori e problematici. Banalmente, come fare in modo che il venditore che basa la sua vita, il mio è davvero un intervento molto destrutturato, no? Però, così di problematicità, no? Il problema banale del knowledge management, come fare in modo che il venditore, che ha dei rapporti privilegiati con il cliente, che basa tutta la sua carriera su quel cliente lì, condivida delle conoscenze che poi magari lo dequalificano all'interno dell'azienda. Ecco, altri snodi fondamentali, io mi spiego bene altri nodi fondamentali secondo me sono il rapporto tra le aziende a rete, le aziende verticali, che devono sussistere, perché poi per produrre, cioè il modo di produzione dell'azienda a rete è un modo cooperativo, il modo di produzione per fare le automobili è ancora Taylor, o poco più in là, poi c'è alcuni che dicono che siamo nel posto dell'orismo, però è la catena di montaggio, quindi come conciliare questi aspetti e come conciliare queste reti, per esempio interessante l'ultimo intervento, con le reti della finanza, con le reti proprietarie, che hanno altre logiche, che non hanno logiche di apertura, di fiducia, di scambio, ma che hanno altre logiche. E quindi c'è un problema di conciliare e un problema di esaminare le contraddizioni, i punti di frizione. Un ultimo aspetto problematico secondo me è quella del knowledge working, no? che è un punto fisso della mia analisi. Il knowledge working, sì, è stato anche più lungo di quello che me. Il knowledge working, come fare a conciliare l'esigenza proprietaria di estrarre profitto, questo lo esaminava Drucker, no? Il guru del management, no? Che è morto solo qualche anno fa. E lui diceva, all'interno delle aziende i knowledge working, cioè praticamente voi, noi, insomma, cioè quelli che lavorano col cervello, dovranno assumere una posizione diversa rispetto ai sistemi proprietari classici, perché di fatto poi il capitale intellettuale è quello che vince, quello che dà il vantaggio competitivo. Allora, come conciliare queste figure professionali che emergono con la meritocrazia, che emergono per il loro merito, per le loro competenze, con invece per esempio la struttura burocratica gerarchica, per cui non è che vince sempre il migliore, diciamo la verità, nelle aziende, cioè ci sono altri sistemi, altre metriche di valutazione. Ecco, io credo che a questi punti, cioè di contraddizione tra i diversi sistemi, diversi valori, diverse strutture, eccetera, eccetera, siano poi quelli fondamentali. Questa slide e questa, altrimenti rischiamo di essere un po' illuministi. Questa qui va e basta, che va benissimo, non vorrei che suonasse come una critica, va bene per il mondo scientifico. Il mondo scientifico è un mondo dove non bisogna fare profitti, non bisogna, ci si scambia la conoscenza, no? Secondo i principi di Merton. Il mondo economico è un po' più, diceva prima, appunto, come conciliare la sicurezza con l'apertura, è un po' più complesso, ecco, come conciliare le gerarchie verticali con la collaborazione orizzontale, come conciliare l'apertura con la necessità di fare i soldini, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie ad Enrico. Io adesso chiamo Adele Marra, aggiungo soltanto una cosa, perché per chi si occupa di ricerca, circa 20 e rotti anni fa, sì,
circa una ventina d'anni fa, quando esisteva ancora il MITI, il Ministero della Programmazione in Giappone, faceva i rapporti sulle generazioni dei computer, no? Fece un rapporto che era, se non ricordo male, il sesto rapporto sulla generazione dei computer, che diceva che le aziende che erano organizzate così, e 20 anni fa erano tutte così, avevano una riduzione progressiva dei margini di profitto che avrebbero portato al collasso. L'unica cosa che bisognava fare era costruire delle reti telematiche, dare un computer a tutte le persone e far interagire le persone con le aziende. Quello avrebbe prodotto la riapertura dei margini di profitto, creando una serie di controindicazioni. Ah, è sparito? Vabbè, insomma, scusate, faccio questa cosa, ma insomma la slide l'avete vista lungamente, quindi non la devo... quindi è vera questa cosa che dice Enrico, c'è una resistenza, poi diamo ad Alessio la possibilità di replicare su questo elemento. Però è anche vero che chi rimane schiacciato su quella cosa ha il respiro sempre più corto, ha sempre più difficoltà a stare dentro i margini di profitto che servono poi alle aziende per vivere. Grazie. No, io vi ringrazio intanto per aver avuto l'opportunità di partecipare questa mattina a questo dibattito. Mi scuso se quello che farò adesso potrebbe sembrare un passo indietro rispetto alla slide che avete visto, dove fondamentalmente si vede l'idea di una forma di impresa a rete. Quella che presento io forse invece al contrario, un gioco di parole, una rete di imprese o ancora meglio una rete di persone. C'è anche il concetto forse un po' vecchio di marketplace, di imprese che condividono, che lavorano insieme, che forse 10-15 anni fa poteva sembrare utopistico. Noi nella nostra piccola esperienza abbiamo la sensazione invece che possa diventare concreto. Web Italia Onlus è un'associazione che si è sviluppata negli anni e che è nata fondamentalmente attorno a due eventi che una piccola società che si chiama Sinteam ha ideato e organizzato, e che poi le sono talmente cresciute in mano che ha deciso di strutturarsi come associazione per portare avanti prima questi eventi e poi proprio tutta una serie di iniziative collegate proprio agli eventi. L'associazione è sostanzialmente è l'associazione degli autori del web, quindi tutte le persone che noi intendiamo sono coloro che progettano, realizzano, gestiscono da soli o insieme prodotti per il web. Quindi è un'associazione che ha l'ambizione di riunire anche non si occupa degli interessi di una categoria, ma in qualche maniera ha l'ambizione di rappresentarle tutte, perché noi per autori del web intendiamo dalla parte dei programmatori che sono riuniti nella loro associazione, piuttosto che web designer, piuttosto che provider, piuttosto che i giornalisti, gli esperti della comunicazione, eccetera, eccetera. Gli scopi sociali sono quelli che all'inizio erano proprio quelli che noi portavamo avanti con i nostri eventi, che sono valorizzare l'opera e l'ingegno delle persone che attraverso il web, secondo l'idea che avevamo, era anche proprio la creatività, peraltro italiana, perché i premi che abbiamo messo in piedi, gli eventi, riguardavano soprattutto la valorizzazione dei siti web italiani, e poi sotto la scorta del premio Web Italia è nato anche il premio Donne Web. Forse non mi vorrei sbagliare, ma l'intervento che ci ha preceduto prima, credo che sia stato uno dei progetti premiati se non la prima o la seconda edizione di Italian Web Award, non so se sbaglio. Può essere.
E l'altro obiettivo, l'altro scopo sociale importante, secondo noi, è quello di accrescere la dignità professionale dei soci e in particolare di tutta una serie di piccole e piccolissime realtà dell'Italia che potrebbero essere considerate ai margini del mercato quando le grosse major del settore, qui stiamo parlando fondamentalmente di web agency, quindi come area di interesse d'impresa ci rivolgiamo a quella delle imprese che costruiscono la rete e attraverso i siti web fondamentalmente, e forse una buona intuizione che avevamo all'inizio fu quella di rivolgerci direttamente ai tanti tantissimi freelance, alle piccole, medie, piccolissime imprese del settore che sono in tutta Italia, che, e metterle insieme in competizione con, invece con grossi progetti realizzati da grandi imprese. E sicuramente questo è arrivare anche in finale e vincere il premio insieme a grandissime aziende ed enti ha contribuito alla scoperta, no, di una serie di talenti del web italiano. Siamo organizzati con un consiglio direttivo, un ufficio di presidenza, una serie di delegazioni in tutta Italia. Attualmente c'è una delegazione a Bruxelles, cioè, insomma, ci stiamo strutturando sostanzialmente dal 2009 in maniera concreta attraverso anche il tesseramento dei soci, cosa che prima invece non facevamo. Tant'è vero che i soci si distinguono in soci professionisti tesserati e in soci partecipanti ai nostri concorsi, e man mano i soci partecipanti, il tempo passa, diventano soci tesserati. Qui, vabbè, in questa slide è scritto tutto piccolo piccolo, l'intenzione era quella di dare invece probabilmente tanta informazione, ma è soltanto per dire che tra i soci ci sono gli studi professionali piccoli e medi di cui parlavo prima, che sono specializzati nella progettazione e realizzazione di siti web, ma anche, essendo un'associazione trasversale, anche esponenti del mondo dell'arte tra i vincitori dei nostri concorsi. E quindi soci partecipanti ci sono anche Vincenzo Cerami, Leo Gullotta, Gabriele Salvatoris, insomma tanti personaggi che sono stati vincitori dei nostri premi, esponenti nel mondo dello sport, grosse imprese, grandi aziende e anche esponenti della pubblica amministrazione, un esempio per tutti, mi ricordo il sito della Polizia di Stato che premiamo forse nel 2003 per l'immenso archivio che per la prima volta forse era stato messo a disposizione dell'utenza in una maniera che così trasparente non era mai stata prima. Per fare giusto qualche numero, abbiamo circa 2.000 soci attivi, di cui il 40% sono web agency, il 50% professionisti, il 10% clienti finali, come dicevo prima, per un giro di addetti di persone di 12.000 persone, di cui le donne sono il 60%. Probabilmente questo grazie al fatto che ci siamo inventati nel tempo un evento che si chiama Donna Web e che aveva proprio lo scopo di far emergere dal sottobosco dei professionisti del settore tutta una serie di figure professionali femminili che all'altro evento che noi organizzavamo, Italian Web Award, non arrivavano sul palco, perché magari sul palco arrivava il titolare d'impresa o dell'azienda cliente o dell'azienda titolare che era quasi sempre un uomo, invece poi le donne piano piano sono arrivate e sono diventate socie dell'associazione. Per velocizzare le parole chiave, noi stiamo portando avanti questo concetto di carta del web, è il nostro manifesto, ma anche un modo per darci delle regole in un settore dove le regole sono ancora un po' tutte da scrivere, insomma il nostro obiettivo è che questo diventi anche un'opportunità di dialogo con la politica e l'economia del nostro paese, e questo significa che ovviamente aderiamo, se possibile, molto volentieri a questo tavolo permanente. La Web Alliance è fondamentalmente l'obiettivo finale che ci poniamo come associazione, mentre all'inizio il nostro obiettivo era esclusivamente promuovere il lavoro e la produzione di tutta una serie di soggetti che operano in questo settore, e è successo che ci siamo resi conto che i nostri soci, questa è la rete dei delegati, i nostri soci hanno iniziato nel tempo da soli
a organizzarsi e a collaborare insieme, quindi a condividere progetti, idee, a creare nuove imprese, e l'obiettivo dell'associazione è quello di portare a sistema proprio questo tipo di fatto che poi è accaduto nella realtà, quindi quello che è successo un pochino dal basso sta diventando poi alla fine l'obiettivo principale dell'associazione. Questi sono i nostri strumenti di comunicazione: il premio Web Italia di cui parlavo prima, il premio Donne Web, un piccolissimo accenno al fatto che sono aperte le iscrizioni al premio Donne Web, vedo donne qui in sala, il 30 di ottobre si chiudono le iscrizioni, sono sul sito www.donneweb.it, piccolissima pubblicità, a dicembre si terrà l'evento finale a Viareggio. Chiudo con due cose dette proprio su questa slide qui, che sono: la nostra esperienza ci ha insegnato che se si lavora con passione, se si condividono le competenze, se si scambiano le esperienze, se si riesce a comunicare tra imprese, allora sono possibili nuove forme di impresa, e questo ce lo raccontano i nostri soci di solito negli eventi che organizziamo. Grazie. Spostiamo, ecco, torniamo un attimo, sì, torniamo sulla vecchia slide. Ecco, non so quindi quanto c'entrasse col discorso, però alla fine mi sembra che è un esempio concreto. Allora, Massimiliano Carboni dell'Agenzia Multimediale Italiana. Io adesso devo essere un po' più rigido perché dobbiamo chiudere entro le 11, abbiamo ancora qualche persona che deve intervenire. Durrò 5 minuti. Sarò ridottissimo. Buongiorno, Massimiliano Carboni, AMI SRL, cioè Agenzia Multimediale Italiana. SRL è importante perché denota subito in che quadro ci muoviamo. Che cos'è l'Agenzia Multimediale Italiana? L'Agenzia Multimediale Italiana è un soggetto che si pone nel mercato e opera in un regime ibrido che oscilla tra le intraprese che si possono effettuare, che si possono fare nel web, e quelle che invece si possono fare nell'ambito della comunicazione, nei sistemi di produzione normali, produzione audiovisiva, produzione radiofonica e quant'altro. Per cui siamo a tutti gli effetti un soggetto ibrido che è a metà. Da una parte produciamo piattaforme web, dai siti personali alle piattaforme più complesse di broadcasting audio-video sul web, e dall'altra produciamo invece prodotti tradizionali per i canali televisivi, quindi analogici o digitali che siano. Quindi essere un soggetto ibrido è un po' una realtà che riguarda in questo momento moltissimi soggetti come noi. Ho ascoltato con attenzione Di Maio dell'ANSO, proprio perché anche noi abbiamo una testata giornalistica, un quotidiano online, ci occupiamo soprattutto di prodotti multimediali, per cui le difficoltà aumentano perché dobbiamo produrre articoli di giornale, ma anche li chiamo articoli di giornale perché di questo poi si tratta di fatto, anche se vengono pubblicati su una piattaforma digitale. E poi produciamo però anche audiovisivo, per cui servizi a tutti gli effetti, audio-video che vengono realizzati direttamente dai collaboratori dell'agenzia. E quindi lì, per esempio, già incontriamo i primi problemi, di cui già parlava per esempio anche l'ANSO, la raccolta pubblicitaria, per dirne uno, è il problema sicuramente centrale. Cioè abbiamo tutti i problemi della stampa, chiamiamola tradizionale, e in più... e quindi anche gli oneri, ma non abbiamo gli stessi vantaggi. Primo, perché il mercato non si fida. Secondo, perché le agenzie che raccolgono pubblicità, i centri media che si occupano di web sono, diciamolo, un soggetto molto interessante, molto sfuggente, che ha capito molto bene come funziona l'utenza sul web e quindi la utilizza. Faccio un esempio. Il mercato si sta spostando dalla valorizzazione dei contatti alla valorizzazione dei contatti a buon fine, quindi si passa da valorizzare la pubblicazione di un banner pubblicitario, quindi pagarlo per tot visioni, e ora si stanno pagando sempre di più, le agenzie sono disposte a pagare solo se il contatto porta anche a buon fine, cioè l'utente, oltre a vedere il banner della
determinata campagna pubblicitaria, poi va anche sul sito e quindi segue un percorso e quindi dimostra, perché ovviamente l'utenza sul web è molto più tracciabile dell'utenza di un giornale. Noi possiamo in pochi clic guardare in faccia un nostro lettore. Questo ci permette ovviamente di avere un rapporto lato editore molto interessante, anche volendo di crescita, ma lato impresa e quindi anche lato advertising è molto pericoloso, perché ovviamente quindi le aziende che fanno pubblicità sul web pretendono poi di vedere la faccia del loro cliccatore, e questo insomma diciamo è un problema che prima o poi esce fuori in tutti i progetti editoriali sulla rete. O se è un grosso gruppo, sei Repubblica, il Corriere della Sera, che vive di un traino di frequentazione che nasce dalla sua presenza sul territorio, sulle edicole, oppure hai un grosso problema ad essere presente sulla rete e a vivere grazie per esempio alla raccolta pubblicitaria. E qui interviene l'azienda ibrida, cioè interviene il fatto che possiamo fare editoria grazie al fatto che noi facciamo tutta un'altra serie di produzioni. Questo ci porta a dei vantaggi, perché per esempio abbiamo un grosso patrimonio per la formazione, e infatti noi facciamo anche formazione. Quindi in realtà io ascoltavo gli interventi e mi rendevo conto che ci caliamo perfettamente nella dimensione che è stata disegnata, a partire dal grafico e poi via via con i vari altri interventi. Io guardavo prima il grafico e pensavo a come lavoriamo noi. Per esempio noi utilizziamo Linux per il 90% della nostra produzione, cioè ci facciamo non le poesie, ci facciamo il bilancio. Quindi non è un approccio di tipo così velleitario e poetico, è proprio che noi produciamo per esempio prodotti che poi li vendiamo, però utilizziamo software open source. E quindi possiamo stare nel grafico, perché noi lì dentro ci stiamo comodi, cioè possiamo essere porosi, perché noi usiamo per esempio CMS, cioè piattaforme di content management system, cioè di gestione dei contenuti online, usiamo per esempio WordPress, molto conosciuto, sviluppato dalla rete, lo adattiamo, lo modifichiamo e lo ripubblichiamo. Quindi lì dentro ci possiamo stare. Poi ci possiamo stare meno però quando facciamo un prodotto audio-video, perché io contatto un grafico, ci parlo, poi lo devo pagare. Cioè un rapporto di contrattualizzazione importante, che è poi quello che dicevano, no? Nell'intervento. Come faccio a rubarti le conoscenze e a non pagartele, a non contrattualizzarle in qualche modo? Quindi a tutti gli effetti le realtà come le nostre vivono una situazione di ibrido e ha dei vantaggi e degli svantaggi. Anche nella formazione incontriamo giornali, abbiamo una piattaforma di formazione utile per esempio per i giornalisti, ma quando incontriamo le grandi testate noi non facciamo formazione ai giornalisti, perché i giornalisti non vogliono essere formati, cioè non vogliono sintetizzare le loro conoscenze e passare dal foglio scritto al prodotto multimediale, e quindi incontriamo i poligrafici, ma i poligrafici sono una specie in via di estinzione, perché la digitalizzazione della produzione anche dei giornali sta portando all'estinzione dei poligrafici. Quindi per entrare nel solco di quello che è stato detto, siamo in una fase molto, molto ibrida, sia all'interno delle aziende sia all'esterno, cioè è una fase di passaggio, e quindi si parlava di fare rete tra soggetti che operano nella rete. Il punto è che non esistono soggetti puri che operano nella rete. Se vuoi avere una società e pagare gli stipendi alle persone, non puoi essere un soggetto puro che opera solo nella rete, o almeno noi non ci siamo ancora riusciti. E quindi è anche difficile immaginare solo un'associazione che ragioni solo sulle piattaforme web. Questo è un po' il quadro in cui operiamo noi. Quindi muovendoci da un settore all'altro incontriamo ogni volta delle difficoltà diverse.
siamo molto verso la rete, ma abbiamo anche tutta una serie di parti di produzione tradizionale. Io sentivo parlare di, e chiudo velocemente, di sicurezza. Qui abbiamo la Microsoft, quindi potrebbe parlare molto meglio di me. Io leggevo un articolo qualche settimana fa su Internazionale che confermava quello che credo da tanto tempo, che Sergio Bellucci mi rimprovera sempre perché dice sono rimasto antico e penso che tutto vada sul pezzo di ferro, no? Però noi confondiamo questa cosa della, di questa macchina qui come un mondo surreale in cui i dati viaggiano, no? C'è questo sapere, questa immaginazione. In realtà poi ci sono delle intere colline spianate da Google piuttosto che dei tank messi da Microsoft in giro per l'Italia dove vengono contenuti tutti questi dati. Quindi questa roba sta da qualche parte, cioè non sta né nei server delle aziende né tantomeno nel nostro computer. Cioè esistono degli oggetti di ferro dove questa roba viene immagazzinata e chi ce l'ha ce l'ha e basta. Quindi in realtà parlare di sicurezza è un po' difficile perché esiste una sicurezza parziale sicuramente dell'azienda. Noi per esempio nella nostra società, non so, io se volete la mia password ve la posso dire nel senso che onestamente il punto è chi dice per primo la cosa. C'è un programmatore che ha lavorato con noi per tanto tempo, che ha 23 anni e mi spiegava tutto, mi insegnava tutto e diceva una frase fantastica, cioè tu, siccome te l'ho detto io, d'ora in poi, quando farai quell'operazione lì, penserai sempre a me. E questa è la sicurezza. Poi puoi entrare, muovi un file, sposti una cartella, io rientro, cambio la password e risposto la cartella. Il problema è se ti portano via l'hardware. Il software si rifà, si riscrive. Grazie a Massimiliano Carboni e Maria Rosa Pascitto, che interviene, come dire, per un intervento, come hanno detto, spontaneo, non serio, ecco, non serio. Però anche gli interventi non seri sono fondamentali. Buongiorno a tutti, sono Mariella Pacito, lavoro in Telecom Italia, ma non intervengo come Telecom Italia, perché in realtà ho anche un'iscrizione all'albo dei commercialisti che mi ha fatto nascere delle cose, delle idee sulla base di tantissimi spunti di questa mattina. Allora, si parlava di valutazione del capitale intellettuale, umano, organizzativo, relazionale. Lavorando in una grande azienda, teoricamente, il capitale umano ci dovrebbe essere. Ma le aziende sono sottoposte per lavorare insomma, e per creare anche, per contribuire a creare quel clima di trust, di fiducia, sulla quale poi si costruiscono tante transazioni, sono obbligate a un sistema di accountability, cioè loro fanno dei rendiconti finanziari dove espongono la loro solidità. Questo lo fanno soprattutto le banche, teoricamente, cioè soprattutto loro hanno dei vincoli di bilancio, di rendicontazione, della Banca d'Italia, autorità di vigilanza e quant'altro. E quindi nella mia mente si è creato un collegamento, dice guarda, alla fine questi sistemi contabili, mestiere noiosissimo, alla fine hanno la stessa funzione di sicurezza delle aziende, insomma della security intesa in senso lato, per creare questo clima di trust. Benissimo. A questo punto come si inserisce la valutazione del capitale asset intangibile? E beh, io mi ricordo quando studiavo, insomma, la ricerca del valore e soprattutto degli asset intangibili è una cosa che fa ammattire quando poi si fa fare una valutazione di azienda, perché anche soltanto il marchio crea, che voglio dire è un ben asset intangibile vecchio come il cucco, però crea dei problemi. Immaginiamoci andare a valutare il capitale umano. Allora, dico, mi sono chiesta, ma ci sono degli esempi oggi, e sono interessantissimo che si faccia della ricerca in questo senso, ma oggi ci sono riuscite solo le squadre di calcio con i calciatori? Cioè, cioè oggi gli unici asset intangibili valutati ed esposti a bilancio sono la velocità di Totti, cioè è una cosa pazzesca questa.
Cioè, le uniche società quotate in borsa che hanno degli asset e volano. Allora, le uniche società quotate in borsa, non so se in altre parti del mondo, ma in Italia sì, io non so se voi avete l'azione della Roma o della Juventus, io no, ma... Beh sì, sono torinese anch'io, però non ce l'ho. Gli unici asset intangibili oggi valutati in questo mondo sono i calciatori, e questa è la notazione non seria. Grazie per questo. Io non ho le azioni di una squadra di calcio, dovrei condividerle con lo Tito e questa cosa mi darebbe veramente qualche problema. E Antonio Marturano per l'ultimo intervento, poi io darei, come dire, la possibilità di una piccola replica ad Alessio, e poi abbiamo finito, insomma, quindi tutti quelli che avevano chiesto di intervenire, a meno che qualcuno non voglia, avendo qualche minuto, riprendere la parola. Sono Antonio Marturano, sono docente a contratto all'Università Luis Guido Carli di Roma e all'Università Cattolica del Sacro Cuore, sempre di Roma. Io vorrei qui fare una riflessione a proposito dei social network, in particolare partendo da libro ormai famosissimo di Tap Scott Williams, Wikinomics 2.0, dove vediamo tutta questa bella cosa qua, tutto questo bel concentrato, e chiamiamo tutto social network. Ma può essere tutto social network? Facebook, Twitter, MySpace, open source, è tutto social network. Cos'è che caratterizza un social network? In particolare possiamo vedere che il social network è caratterizzato da una cosa che venne studiata alla fine degli anni '80 da David Lyons, che si chiama reale intento cooperativo. È molto difficile quindi, se si parla di reale intento cooperativo, mettere questo muzzo di cose come Facebook, Twitter, MySpace e open source insieme. Piuttosto bisogna grattare un poco rispetto a quello che fanno Tap Scott e Williams, quello che effettivamente sono Facebook, Twitter, MySpace e open source. Tra l'altro è uscito di recente un articolo nel quale si paragonava l'uso di Twitter alle cartoline di fine Ottocento. E quindi è un tipo di tecnologia che, se solamente spostata dalla cartolina cartacea dentro a un computer, a una rete, e che è diventata in qualche modo immateriale. Però il concetto stesso è uguale. Quindi, cosa ha a che fare Twitter con open source? Ancora peggio, cosa ha a che fare Facebook con open source? Facebook in particolare, sappiamo tutti bene che è il più importante social network su internet, ma ha un intento cooperativo? O piuttosto Facebook è un tentativo di un certo tipo di capitalismo di cercare di ingabbiare delle nuove tecnologie, delle nuove regole entro il suo stesso paradigma? Perché in questo modo noi possiamo in qualche modo controllare la rete e mettere la rete in una dimensione arcaica che più c'è conveniente, è una metodologia che per i vecchi tipi di vecchi sistemi di business è conveniente, ovvero sia è più conveniente per far sposare televisione e internet, per esempio.
Quindi bisogna vedere, quando parliamo di social network, bisogna guardare a quali sono i modelli di cooperazione, cioè i reali intenti cooperativi all'interno dei social network. Molto interessante inoltre vedere che i modelli di cooperazione con reale intento cooperativo, come per esempio è certamente open source, anche se ha delle derive di tipo non cooperativo in certi casi, implicano questi modelli di cooperazione, volevo dire, implicano un tipo di leadership che sia diffusa e trasformazionale. Una leadership che deve essere condivisa, diffusa all'interno di tutti i soggetti cooperativi e che emerge di volta in volta a seconda di quale tipo di lavoro stiamo facendo, ed è trasformazionale perché questo è un termine abbastanza tecnico che viene usato nella letteratura della leadership, che significa che tutti quanti gli attori cercano appunto di cooperare per elevarsi a un nuovo grado di cultura, in questo caso anche di cultura economica. Comunque volevo sottolineare come dietro tutti i discorsi che i partecipanti hanno fatto ci sono problemi etici, problemi relativi per esempio alla responsabilità sociale d'impresa, e che come se quando parliamo per esempio di confondere, come fanno Tapscott e Williams, Facebook con open source, non facciamo altro che cercare di mescolare qualche cosa che anche all'interno della responsabilità sociale d'impresa non è possibile. Cioè un paradigma che viene da Freeman, che cozza contro il paradigma friedmaniano di responsabilità sociale d'impresa. Ancora di più, questi modelli non possono essere compatibili, sono completamente diversi, e in questo momento è importante cercare di fare un'attività di sorveglianza, specialmente tra gli addetti ai lavori, affinché l'open source e i modelli di social network che abbiano un reale intento cooperativo prevalgano su questi tentativi maldestri di far ritornare in auge lo status quo nella rete. Grazie. Grazie ad Antonio. Alessio, se ci raggiungi, proviamo a chiudere quasi in orario, visto che sono le 11, dobbiamo chiudere alle 11. Il contributo di un filosofo è sempre fondamentale a farci capire dove stiamo, quindi dove andiamo. No, una sola, più che una sola commento e condivisione, più che replica a quello che è stato detto, ed un diciamo invito a leggere, come dicevo all'inizio, questa non come una contrapposizione di modelli. Non stiamo parlando del centralizzato contro la rete. Dentro a quella visione lì ci continuano ad essere imprese che in parte centralizzano, in parte in modo ibrido gestiscono aree aperte. Facciamo un esempio concreto. La Procter & Gamble, tanto citata da tutti quanti, è una impresa che ha centralizzato come multinazionale la maggior parte dei suoi processi, tra cui l'informatica, il finance, l'accounting, eccetera. Continua a fare automazione, continua a fare augmentation, continua a fare e-commerce integrando la sua supply chain, eccetera. Ma nello stesso tempo sviluppa il 50% dei suoi prodotti, solo il 50%, non tutti, attraverso la sua rete di partner. Il resto li tiene internamente. Quindi l'invito è a leggere questo, come dicevo all'inizio, come un messaggio verso le aziende di sviluppare le capacità di gestire l'open innovation, l'innovation più controllata attraverso la rete dei partner, in aggiunta
agli attuali e tradizionali e che permarranno, sono il 99% probabilmente degli investimenti attuali e continueranno ad esserlo per molto tempo ancora. Quindi questo qui è un modello intrinsecamente ibrido, in cui il problema di governare la coesistenza di ciò che do all'esterno e ciò che do all'interno, il paradosso della proprietà, dell'innovazione. L'innovazione è più forte quando la do all'esterno, però c'è il rischio di perdita della proprietà. L'industria farmaceutica sviluppa una porzione delle sue molecole o dei problemi sulle sue molecole che non riesce a risolvere internamente attraverso reti di idea markets come Innocentive, eccetera, ma una parte. Quindi assolutamente, però la capacità che va sviluppata è quella di gestire i vari paradossi, il paradosso della proprietà, il paradosso del potere e gli altri che sono all'interno dell'innovazione. Allora, concludiamo così solo ricordando che quando è stata nel mondo annunciata la presenza della Viaria, tutti i laboratori di ricerca pubblici e privati si sono messi alla ricerca di capire cosa fosse questo nuovo virus, a mapparne il genoma per prendere le precauzioni esistenti. Il primo laboratorio al mondo che è riuscito a fare questo è un laboratorio italiano, e sotto la responsabilità di una nostra ricercatrice molto in gamba, che fu contattata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per trasferire quella informazione in una banca dati riservata di 17 gruppi aziendali che lavorano sulla ricerca. Lei ci ha pensato un po' e ha deciso di pubblicare nello spazio pubblico della ricerca il genoma, dicendo: questo è un patrimonio, è un problema dell'umanità, non può essere affidato alla ricerca di sole persone, rinunciando a una quantità di soldi incredibili, alla condivisione dei segreti, perché il problema era che dentro quella banca dati dove lei metteva c'erano molti segreti a cui lei avrebbe potuto accedere cedendo quella sua conoscenza a una ristretta cerchia. E questa cosa, che è sembrata per un primo momento una follia, sta producendo una valanga. Perché nel mondo della ricerca questa cosa, che è successa soltanto pochi anni fa, ha portato lei a vincere questo premio sulla scienza aperta, diciamo così, e sta producendo una valanga, perché molti ricercatori stanno dicendo: basta con questo meccanismo, le conoscenze devono essere condivise, poi chi è in grado di prendere, sviluppare contenuti, ricerca, prodotti, eccetera, lo faccia, noi la conoscenza la mettiamo a disposizione di tutti. Questo è un altro modo per fare azienda, ovviamente, è un modo diverso, sul quale, diciamo, i problemi della sicurezza o i problemi della riservatezza, i problemi della proprietà assumono un valore nuovo. Non significa che non ci sono e vengono cancellati, significa semplicemente che la rideclinazione dei modelli di impresa sta predisponendo nuove modalità con le quali le conoscenze vengono messe a valore, con le quali si fanno i prodotti, con le quali si fanno... Credo che questo qui ci dica molto di più, la pratica ci dice molto di più della capacità nostra di teorizzare delle ipotesi. La pratica sta andando velocissimamente, il problema sono le regole, e in questo punto è la politica che deve assumere il suo ruolo propositivo, e poi ci vuole un po' di coraggio delle persone, anche soggettivo delle volte, anche un coraggio soggettivo. Io vi ringrazio, era una donna, infatti lei ha avuto un coraggio gigantesco, hai assolutamente ragione, però è così, anzi a me piacerebbe molto che alla prossima riunione del nostro tavolo, farò di tutto per invitarla, ci venga a raccontare che cosa significa questa esperienza, perché questo qui è un punto che ha dimostrato che si può fare veramente impresa e ricerca in maniera nuova e diciamo non rinunciando a produrre prodotti come i vaccini o altre medicine che poi hanno un mercato, sono distribuite, sono vendute e quant'altro. Io vi ringrazio veramente, ora andiamo nella sezione plenaria, forse abbiamo prima un break. C'è l'open, no, è già aperto, e grazie molto e al prossimo appuntamento.